Grazie innanzitutto alla scuola normale e a chi la dirige, a chi la presiede per aver accolto questo seminario, che è un seminario che si svolge nella fase conclusiva, anche se non lo chiude formalmente ancora al primo anno del master, cioè i nostri studenti sono ancora attesi a una prova finale, per così dire, e che per noi ha un'importanza particolare, sia per il luogo in cui si svolge, sia per il prestigio e le tradizioni di questa istituzione, e sia anche perché corona questo primo viaggio attraverso la formazione di livello post-universitario che la Regione Toscana in particolare e il sistema universitario toscano hanno voluto compiere insieme. Lo dico per chi non è addentro alle cose del master, i nostri ospiti esterni, che ringrazio tutti per essere qui e per aver voluto partecipare ai nostri lavori. Il master è costruito da tutti gli Atenei toscani e quale che sia l'insieme di aggiustamenti che dopo questo anno di rodaggio dovremo apportare a questo master, a questo corso di formazione post-universitario, l'insieme degli Atenei toscani continuerà a essere la struttura portante, perché per noi ha un significato molto rilevante che la riflessione sia accademica sia basata sulla ricerca empirica e nelle varie discipline sia il fondamento di questo corso. Quindi non si è mai proposto come un corso che si limita a dare alcuni attrezzi del mestiere. Vuole affrontare in radice i temi che stanno alla base della discussione sulla partecipazione e che stanno alla base anche sulle pratiche della partecipazione. Quindi vuole affrontare queste tematiche con una prospettiva teorica adeguata, fortemente interdisciplinare e che mette insieme non soltanto i temi oggetto di processo partecipativo, ma anche i presupposti di carattere filosofico, teorico, sociologico, anche economico, che fanno da contesto fortemente penetrante le questioni di cui si discute quando si parla di partecipazione, di processi partecipativi, di rapporto fra esperienza di partecipazione dei cittadini e sviluppo di un regime democratico. In questa cornice si svolge questa giornata conclusiva secondo il programma che a questo punto conoscete, e alterneremo alcuni contributi di riflessione generale, ma con delle attenzioni a esperienze specifiche, all'esposizione da parte di alcuni dei nostri studenti che sono stati selezionati sulla base dell'emblematicità dei temi che hanno affrontato, l'esposizione da parte dei nostri studenti dei progetti a cui si sono accinti, su cui hanno lavorato, su cui stanno ancora lavorando. Non sono semplici casi di studio, l'idea che il master ha avuto è stata quella di immaginare che ci sia una capacità progettuale nel bagaglio professionale che vogliamo fornire, quindi si tratta di progetti che poi verranno sottoposti all'attenzione delle pubbliche amministrazioni interessati e avranno un indicatore, virgolette, di successo basato sulla capacità di questi progetti di farsi accogliere, ovviamente al netto di elementi di contesto che possono essere certamente condizionanti, come sono quelli rappresentati dalle risorse economiche necessarie. Ci sarà poi, a conclusione della giornata, una discussione che speriamo interessante fra il Presidente della Regione, Enrico Rossi, e un esponente di quel mondo intellettuale italiano che più in questi anni si è battuto per associare a questioni di particolare rilevanza, sia sul piano culturale, sia sul piano, direi, della conflittualità diffusa che caratterizza il nostro sistema sociale, come Salvatore Settis, per
vedere che percezione hanno e che elaborazione sulla base di questa percezione può derivarne rispetto all'idea del rapporto fra partecipazione e democrazia. Io non ruberò molto tempo, mi riservo poi di intervenire una volta che i nostri studenti abbiano esposto alcuni dei loro elaborati. Volevo e in più ho, come dire, il sostegno strategico di una relazione sufficientemente strutturata sul piano teorico, qual è quella che terrà questo pomeriggio Antonio Floridia, quindi non, come dire, non mi metto a competere su questo piano, almeno in questo contesto, e mi limito a tre o quattro sottolineature rispetto ai temi che abbiamo affrontato lungo questi mesi di lavoro comune. La prima sottolineatura: abbiamo cercato di definire una nozione di partecipazione che potesse essere il punto di incontro sia di varie angolazioni disciplinari sia di varie sensibilità politico-culturali, e questo punto di incontro credo che lo abbiamo trovato nell'immaginare un processo partecipativo come un progetto che coinvolga una grande pluralità di attori, che consenta a tutti questi attori di confrontarsi sulla base di argomenti adeguatamente elaborati ed approfonditi e di entrare nel merito di situazioni di particolare difficoltà e anche conflittualità, ipotizzando il conflitto come una risorsa e non come un vincolo. Una risorsa che può migliorare la qualità progettuale, può migliorare le incertezze davanti alle quali si trova la decisione politico-amministrativa, può consentire a coloro che hanno partecipato di assumersi in prima persona delle responsabilità civiche senza le quali la loro stessa partecipazione perde, come dire, non solo di valore civile o di valore democratico, ma diventa episodica, diventa il frutto soltanto di un momento più o meno virtualmente contestativo. Dentro quest'idea progettuale abbiamo cercato di sviluppare lungo il corso sia le metodiche legate ai processi partecipativi, sia la riflessione teorica, secondo me molto importante, a cui hanno contribuito vari studiosi di varie discipline, sul rapporto fra partecipazione e deliberazione. Su questo non mi addentro, come dire, vi rimando alla relazione di Antonio Floridia nel primo pomeriggio, ma è un tema molto importante perché nella vulgata comune questi due aspetti vengono spesso confusi. Ma vorrei fare un piccolo salto, approfittando di qualche residuo istante, ma vedo che si sta allontanando l'assessore Bugli, perché abbiamo constatato, lo dico molto brevemente perché so che tu hai un impegno a cui non puoi derogare, che c'è un problema che non riusciamo ad aggredire. Vale a dire, è possibile attivare anche con una legislazione di sostegno così ambiziosa e così innovativa nel panorama non soltanto italiano, quale la legge toscana e in particolare quella nuova che è dedicata al dibattito pubblico, in particolare sulla partecipazione, senza avere una macchina amministrativa a livello innanzitutto regionale e poi anche a livello locale che sconti l'esistenza di questo tipo di processi? Abbiamo constatato in molte ricerche che c'è una discrasia forte da questo punto di vista, nel senso che abbiamo processi partecipativi che intervengono sulle politiche, in molti casi le migliorano, ma nello stesso tempo abbiamo invece il vecchio stato, virgolette, burocratico, che mescolando competenze politiche e competenze dirigenziali si muove su un binario parallelo. Cioè abbiamo l'impressione, è un tema che abbiamo soltanto sfiorato, forse potremmo approfondirlo nella seconda tappa di questa esperienza, che o anche la macchina amministrativa si adegua e introietta l'idea che ci sia un processo decisionale nel cui procedimento le forme di partecipazione diventano parte saliente, oppure noi continueremo ad avere l'episodicità dei processi partecipativi, la loro più o meno tollerabilità da parte delle amministrazioni competenti, due binari che non si incontrano mai e, come dire, rinunciano alla proficuità che invece questo incontro potrebbe avere. Fuori da qualunque astratezza, e poi
chiudo su questo punto, la polemica ricorrente sui tempi che la partecipazione indurrebbe nei processi decisionali e nel procedimento amministrativo in particolare, da un punto di vista empirico, si dimostra del tutto infondata. E in moltissimi casi noi osserviamo procedimenti che accolgono, più o meno torto collo, processi partecipativi, ma che ritardano per ragioni che nulla hanno a che vedere con i processi partecipativi, sia nel prima che soprattutto nel dopo. Allora, mettendo insieme una riforma legislativa su alcuni settori, penso al governo del territorio, ma non soltanto quello, in cui il procedimento accolga il processo partecipativo da un lato e la legge sulla partecipazione dall'altro, forse una riflessione che riguardi come funziona la macchina amministrativa in una regione che assume la partecipazione come forma corrente del suo agire amministrativo, credo che sia necessario e urgente. Non abbiamo ricette. Constatiamo però che c'è un sintomo problematico da questo punto di vista. Grazie molte. Un ulteriore aspetto che è emerso nel lavoro svolto durante il master, nelle ricerche che si sono compiute, nelle discussioni che si sono svolte, è il rapporto che intercorre fra cittadini partecipanti e tecnici, conoscenza tecnica, conoscenza scientifica. È una relazione molto difficile, una relazione che apre un conflitto, come dire, nel conflitto, almeno virtualmente, e che non ha una soluzione, come dire, metodologicamente consolidata. Pone questo problema, cioè se da un lato l'amministrazione deve adeguarsi all'idea che la partecipazione diventi pratica introiettata nello stesso procedimento amministrativo, dall'altro lato abbiamo assolutamente bisogno che la partecipazione diventi una forma di progettazione delle soluzioni tecniche che si danno nelle varie politiche. Noi questo incontro fra sapere contestuale, sapere basato sull'esperienza di chi vive in prima persona i problemi, constatazione di questi stessi problemi da parte di chi ne subisce le conseguenze o di chi vuol cogliere l'opportunità che da un problema può sempre derivare, e sapere tecnico più o meno codificato, starei per dire più o meno univocamente codificato, questo lo vediamo come un elemento di vischiosità assolutamente corrente e costante. C'è una frase molto bella che leggevo stamattina in treno a un amico, secondo me di uno studioso molto affascinante degli anni 30, Harold Lasky, che diceva, traduco direttamente, non dobbiamo dimenticare che, come diceva Aristotele, è l'invitato che giudicherà nel modo migliore la qualità del banchetto, non il cuoco. E Lasky aggiunge, per quanto noi possiamo appoggiarci con molta determinazione, con molta convinzione, sul sapere dell'esperto per disporre dei dati necessari per prendere una decisione, ciò che importa in ultima istanza è la messa in valore di quei risultati da parte di coloro che ne subiscono le conseguenze. L'azione di governo non solo deve apparire corretta agli occhi dell'esperto, starei per dire metodologicamente inoppugnabile, ma le sue conseguenze devono apparire corrette agli occhi, alla sensibilità, alla cultura dell'uomo normale e, traducendo direttamente dall'inglese, dell'uomo corrente, dell'uomo della strada. E questa è una questione che forse abbiamo cominciato soltanto ad affrontare in questo primo anno di master. Io prendo per buono la disponibilità dell'assessore e quindi oso dire primo anno di master, poi vedremo con gli aggiustamenti del caso come andare avanti, ma certamente vogliamo andare avanti. Ma questa è una questione che nell'esperienza, anche nel microcosmo dell'esperienza toscana, che l'ha resa così interessante agli osservatori di tante altre regioni italiane, ma anche di altre parti del continente europeo e non solo, sta il fatto che questo scontro è alla quotidiana radice di gran parte della conflittualità che riscontriamo nei nostri territori con riferimento non soltanto alle politiche territoriali.
Non c'è comitato di cittadini che non riesca a mobilitare conoscenze esperte a sostegno di tesi contrapposte a quelle dell'amministrazione competente caso per caso. Non abbiamo una univocità di competenze scientifiche e tecniche quando si tratta di affrontare problemi di particolare complessità. Il confronto sugli effetti che per la vita normale una decisione deve avere diventa una condizione di credibilità e di praticabilità. Questo apre naturalmente un tema, non a caso ho citato uno scritto di un signore che lo ha scritto nel 1930, apre un tema naturalmente molto antico, molto grande, molto vasto, ma non c'è dubbio che questo rapporto fra le varie fonti di conoscenza, di expertise che si mobilitano attorno alle politiche pubbliche diventa una questione cruciale. Tocco altri due punti. Implicitamente, ma non tanto, noi ci siamo occupati di partecipazione non politica tradizionale, alla Pizzorno, mi rivolgo a qualche sociologo presente, ma di partecipazione nelle politiche pubbliche. E quindi altrettanto implicitamente, ma non tanto, abbiamo affrontato il tema del rapporto fra istituzioni, regole, pratiche della democrazia al singolare, con regole, pratiche, ma più pratiche che regole, che governano i processi decisionali su cui si basano le politiche pubbliche. In altre parole, ci siamo occupati di una democrazia, per così dire, delle politiche, che è un tema rimasto e che continua a rimanere sempre sullo sfondo, ma che noi abbiamo cercato di cogliere al di là della vulgata corrente secondo la quale senza riforme istituzionali non si possono fare buone politiche. Noi abbiamo cercato di prendere la questione dal fondo e di verificare come senza buona partecipazione non si possono fare politiche efficaci, politiche che possano essere applicate da coloro che sono i loro destinatari. E da questo punto di vista parlare di democrazia delle politiche significa entrare dentro processi decisionali di particolare complessità che come dire, rendono non ovvie e non pacifiche le convinzioni pur radicate sui fondamenti di un regime democratico. Io uso sempre, non so quale, ho un tavolo enorme, quindi è un delirio di onnipotenza il mio, ma uso sempre con i miei studenti, qui spero che qualcosa succeda, una slide che è abbastanza risolutiva rispetto ai problemi che sto ponendo. Se ci fosse quel ragazzo, per chi mi aveva promesso mi avrebbe lasciato l'immagine, che invece non vedo. Nella quale, vi anticipo soltanto, l'abbiamo utilizzata nel master e credo che sarebbe utile riutilizzarla in questo contesto, come dire, riassuntivo, in cui cerchiamo di osservare al di là dei regimi politici, delle forme di governo. Non vedo l'icona su cui dovrei cliccare. C'è un segreto che lei non mi ha rivelato. Ok, grazie. Si vede qualcosa? Io no, perché c'ho il riflesso, ma... Allora, vedete che l'idea su cui ci siamo cimentati è immaginare che qualunque regime politico, qualunque sia la forma di Stato e di governo, ovviamente con variazioni colossali nei loro presupposti ordinamentali e di funzionalità istituzionale, però esiste in quanto meccanismo di governo. E questo meccanismo di governo dispone di alcuni ingredienti che non sono sopprimibili, che non possono mancare, sono indefettibili. Necessita di attori, necessita di risorse nelle mani di questi attori, implica che questi attori abbiano delle relazioni che li legano,
ha bisogno di un qualche strumento decisionale, ha bisogno di regole decisionali, dobbiamo stabilire dove si prendono le decisioni, dobbiamo anche stabilire come queste decisioni si concatenano l'una con l'altra o in che relazione stanno comunque l'una con l'altra. Sappiamo che un meccanismo di governo è appunto un insieme di congegni che produce un qualche esito, un qualche output, e che ragiona secondo una qualche forma mentis, che possiamo chiamare uno stile di decisione. Sappiamo anche che questo suo modo di agire segue alcune tendenze che vanno dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, e ha bisogno, per le decisioni che produce, di una qualche logica applicativa, di una qualche regola applicativa. C'è poi una logica, se volete, una filosofia d'insieme che tiene appunto insieme l'architettura di questo meccanismo di governo, e c'è un sistema che connette i vari ingranaggi secondo una qualche geometria. Ebbene, noi possiamo osservare dal punto di vista delle politiche pubbliche i nostri regimi politici secondo due prospettive. Una prospettiva, mi scuso con i giuristi presenti naturalmente, spero Emanuele non mi guardi troppo male, una prospettiva potrebbe essere quella appunto delle forme di governo, che noi vediamo appunto nel loro disegno istituzionale, la prospettiva dei meccanismi di government, per così dire. Quindi gli attori in questo caso sono organizzazioni pubbliche, intrinsecamente e formalmente pubbliche. Le risorse in mano a questi attori sono fondamentalmente le risorse di autorità, nel senso più propriamente weberiano della parola. Le relazioni fra questi attori, con mille, lo so che c'è il titolo quinto della Costituzione, ma insomma con mille varianti, ma tendenzialmente sono di tipo gerarchico, perlomeno nelle aspettative delle logiche di un meccanismo di governo formalmente inteso. Lo strumento decisionale è banalmente il voto, e la regola altrettanto banalmente è la maggioranza. Dove si decide? Si decide non a Palazzo Grazioli o a Villa San Martino, ma si decide nel Parlamento o a Palazzo Chigi, o si decide nella sede del Consiglio Comunale di Pisa. Sedi quindi formali, accentrate, che proprio per la loro riconoscibilità politica e istituzionale conferiscono politicità alle decisioni che si prendono. Qual è il flusso di queste decisioni? Qui davvero i giuristi sono il punto di riferimento. È un flusso discreto, è un flusso che distingue, separa, individua una decisione rispetto all'altra proprio per il formato giuridico che questa decisione assume e per la sua specifica vigenza. E quindi, siccome produco leggi, produco decreti o atti amministrativi, questo discernimento che sta alla base della riconoscibilità di questi atti è il flusso che contraddistingue un meccanismo di questo genere. Lo stile decisionale lo chiamiamo in scienza politica stile sinottico, cioè si tratta di un meccanismo di governo che immagina di poter controllare, se non tutte, la maggior quantità possibile di variabili che possono influenzare l'esito stesso di quella decisione. È un po' la logica del piano, è un po' la logica del pianificatore da questo punto di vista, del piano formalmente inteso. La direzione è tendenzialmente dall'alto verso il basso, e il modo in cui si applicano queste decisioni è sostanzialmente demandato a una qualche autorità specificamente deputata allo scopo, con qualche capacità sanzionatoria. Il dominio è la logica che caratterizza un meccanismo di governo visto in questa prospettiva. E il sistema di interazione è fondato sull'idea stessa di procedimento, quindi è un sistema di interazione a geometria stabile, a geometria costante. Se vediamo i meccanismi di governo in azione e non più nella loro rappresentazione formale, vediamo che in luogo degli attori intesi come organizzazioni pubbliche abbiamo delle reti pubblico-private, delle reti di attori pubblici e privati che interagiscono stabilmente fra loro. Vediamo che la risorsa principale di questi attori non è più l'autorità, ma è la capacità di creare coalizioni, di creare alleanze, di mettere insieme tutti coloro che hanno risorse sufficientemente apprezzabili per stare all'interno di un circuito decisionale. Le relazioni interne si fondano non sulla gerarchia, ma sullo scambio.
e lo strumento decisionale per eccellenza è la negoziazione. La regola decisionale, come ci ha insegnato Charles Lindbloom alla metà degli anni 70, non è più la maggioranza, ma è il mutuo aggiustamento partigiano, come lo chiamava lui. Ciascuno parte dalla difesa, dall'esigenza di difendere i propri interessi, ma c'è una relazione di reciprocità nella disponibilità a cederne una qualche parte, una qualche dose, in cambio di decisioni più favorevoli in uno step decisionale ulteriore. Il flusso decisionale è continuo e si producono patti o contratti e nello stesso tempo lo stile non è più sinottico, non pretendo più di avere la ricetta buona per risolvere un problema, ma dipende soltanto dai risultati della singola interazione fra gli attori che compongono una coalizione. La direzione è tendenzialmente dalla base verso l'alto, non perché sia una logica di carattere più intrinsecamente democratico, ma semplicemente perché le coalizioni non hanno dei confini predefiniti da un punto di vista normativo e istituzionale, quindi possono avere forme di coinvolgimento particolarmente allargate. Chi partecipa a una coalizione sta nella coalizione a condizione che ciò che si è pattuito venga effettivamente rispettato, per cui l'applicazione è basata sul controllo reciproco. La logica è l'accordo in luogo del dominio e il sistema di interazione complessivo è appunto a geometria variabile perché basato sul processo. Ora, tutto questo è molto elementare e me ne rendo pienamente conto. È un distinguo molto scolastico, anche se ha alle spalle decenni di ricerca empirica, però siamo sempre fra gli elementi basilari. Cos'è che volevo richiamare alla nostra attenzione, alla vostra attenzione, a conclusione di questa tappa di formazione? Che fra queste due dimensioni, fra l'idea di un meccanismo di governo visto nella formalità dei suoi istituti e un meccanismo di governo visto in azione, abbiamo una serie di funzioni cruciali che vanno sotto il nome di sfera pubblica, che vanno sotto il nome di responsabilità dei decisori e capacità di argomentare nel dar conto delle decisioni prese, ma nel mezzo abbiamo la possibilità e via via che le decisioni si devono confrontare con situazioni di conflitto o di delegittimazione potenziale particolarmente alte, abbiamo la partecipazione nelle molte forme che può assumere. Fra sfera pubblica nel senso bermasiano del termine e accountability come variante, come componente indispensabile di qualunque regime democratico basato su una qualche qualità difendibile, nel mezzo abbiamo il ruolo di una cittadinanza attiva che non rifiuta né si sostituisce alla delega politica, non rifiuta né si sostituisce alla rappresentanza politica, ma vigila e nello stesso tempo propone quelle soluzioni che la stessa rappresentanza politica può far fatica, a fronte delle incertezze che deve affrontare, a proporre e a perseguire. E in questo senso svolge un ruolo, da un lato di integrazione, dall'altro anche di supplenza, sul piano strettamente funzionale. D'altra parte in un sistema politico non ci sono vuoti, se i vuoti si manifestano in questo caso in termini di politiche pubbliche efficaci, qualcuno si ingegna, si impegna e gioca la partita nel tentativo di colmarli. In questa prospettiva, e chiudo, la domanda di competenze tecniche, metodologiche, analitiche, legate alla progettazione e gestione dei processi partecipativi, al netto della crisi economico-finanziaria in cui le pubbliche amministrazioni sono immerse, è comunque una domanda crescente, anche da parte di operatori privati, anche da parte di soggetti che hanno nei campi più diversi progetti di modificazione della realtà esistente. Ciò che abbiamo cercato di fare con questo primo anno di master è fornire cassette degli attrezzi metodologicamente corroborate e attendibili, ma anche sollecitare i nostri studenti a contestualizzare la propria offerta di progettazione di partecipazione rispetto alle situazioni concrete in cui si vengono a operare. Non dobbiamo mai dimenticare che qualunque processo partecipativo, per il fatto stesso di proporsi, organizzarsi,
strutturarsi e manifestarsi nei suoi effetti, produce sempre reazione di rigetto, proprio perché è comunque considerato una variante o in attesa o virtualmente pericolosa, o forse anche che è bene contenere. Ecco, può esserci qualunque legge di sostegno da questo punto di vista, ma non c'è dubbio che questo tipo di difficoltà di trovare piena legittimazione in processi e in relazioni fra istituzioni che non presuppongono a monte la partecipazione dei cittadini alla formazione, alla messa in opera delle politiche pubbliche, crea sempre queste situazioni di vischiosità e a volte di conflitto aperto. Nello sforzo che abbiamo chiesto ai nostri studenti di esercizio progettuale, questo elemento di difficoltà abbiamo cercato di, come dire, strutturarlo in anticipo e di considerarlo una parte integrante dell'attività di progettazione. Io mi fermo qui, non volevo fare una lezione né magistralis né di alcun tipo, volevo introdurre gli addetti ai lavori e coloro che invece vi si accostano dall'esterno con qualche curiosità ai temi, alle questioni, appunto al contesto tematico nel quale abbiamo agito. Vorrei anche ringraziare in questa occasione molto sentitamente i nostri studenti che hanno vissuto questo primo anno di master con molta pazienza, perché tenere insieme 7 atenei non è un'operazione semplice. Li abbiamo costretti spesso a una mobilità non gradevolissima in termini di trasporto, non di mete finali naturalmente, ma di mobilità e di logistica spesso complicata. Gli abbiamo dato in realtà un sostegno economico certamente non particolarmente esaltante e in grado di coprire spese importanti. Abbiamo visto in loro molta passione, molta dedizione e la voglia di sperimentare subito all'interno dei loro contesti lavorativi o, laddove si trattasse di neolaureati, all'interno di possibili progettazioni non strutturate in attività lavorative preesistenti, un grande desiderio di innovazione in questo senso. Ringrazio anche personalmente come coordinatore del Master tutti i colleghi che ci hanno dato un sostegno formidabilmente importante, a costo zero. Non è una novità nel sistema universitario italiano, ma è bene non dimenticarlo, perché altrimenti continuiamo ad alimentare una vulgata priva di qualunque legittimazione. Quindi senza a costo zero, con un grande impegno e anche l'idea di, mi rendo conto soprattutto per alcuni settori disciplinari, di sfidarsi con una prospettiva di riflessione, di proposta almeno didattica nuova. Ringrazio anche quei colleghi che nell'ambito della partecipazione hanno alle spalle esperienze molto importanti e hanno fatto lo sforzo di declinare queste esperienze in un'attività didattica molto concentrata nel tempo e quindi cercando di rifletterci e di rielaborare queste stesse esperienze come una sorta di manualistica empiricamente vivente. Adesso possiamo cominciare i nostri lavori e, come da programma, chiederei al professor Magnaghi se può darci il suo contributo di riflessione e di proposta con riferimento a un ambito tematico che ovviamente non è l'unico, non è il solo, ma che guarda caso nell'esperienza in particolare toscana, ma in ciò che rende anche l'esperienza toscana così interessante per osservatori esterni, è un po' alla base di questa complessiva vicenda, che è il governo del territorio, che è la conflittualità territoriale che vi si è associata, che sono anche le innovazioni sugli strumenti di governo del territorio che la partecipazione ha cercato di introdurre o che comunque la partecipazione ha in qualche modo indotto nel modo stesso di elaborare, affinare l'urbanistica, la pianificazione territoriale, la pianificazione paesaggistica, la gestione di questi strumenti di governo. Grazie Alberto.